discendi da un brigante, giusto? Carmine. Carmine Crocco. Donatello. Verso i 9 anni. Mia nonna mi raccontava sempre di questo suo nonno. Sì. E mi diceva, Carmine, rubava ai cattivi per dare ai buoni, però... Ma io lo pensavo fosse una cosa leggendaria, invece è realmente un personaggio esistito. Quindi hai fatto ricerca? Abbiamo fatto ricerche, sì, è un brigante che... Ma era un brigante perché era dalla parte, diciamo, sconfitta, perché erano quelli che difendevano, non volevano quelli della Lega, insomma, detta adesso così. Non voleva che la Lega arrivasse al sud, no? Poi è arrivata dal nord e hanno fatto l'annessione, adesso non ci vogliono più, però. Ma insomma, già all'epoca noi rifiutavamo questa unità d'Italia, anche noi. Ecco. E lui, Carmine, fu un ribelle, però battezzato brigante, perché naturalmente combatteva contro i bersaglieri. Ma è una storia terribile, drammatica, atroce. Ma so che la Rai, mi pare, trasmette una cosa questa sera. Sì. Si chiama il generale dei briganti, qualcosa del genere. Non so come l'avranno fatta, spero bene, perché appunto era invece un personaggio strepitoso, veramente uno che ha difeso la sua terra con le unghie e con i denti. Che bello. E ha inventato anche una sorta di guerriglia che poi pare sia stata copiata dai vietnamiti contro gli americani. Mordi e fuggi, cioè assalivano le truppe, i bersaglieri, sì, e poi si rifugiavano nei boschi, ed era un tipo di guerriglia che appunto ha messo in atto lui. Non hai pensato di farci un film? Ma ci avevo pensato, però penso che non si può. L'hanno fatto. Chi è? È una storia così terribile che non si poteva assolutamente mettere in scena, perché ribalta tutte le cose, la storia come è stata scritta, perché ripeto, fu una ribellione vera e propria del popolo meridionale alla nazione sarda. Grazie. È un grande personaggio, un grande personaggio.